Grazie. Noi abbiamo fatto un buon parte del primo tempo, poi abbiamo subito un po' troppo l'aggressività e abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Loro ci sono ritornati sotto, poi alla fine non siamo riusciti a tenerli a due canestri di distanza. Pur avendo sbagliato, con tre rimbalzi ci siamo giocati questo doppio canestro. Loro sono stati bravi a fare gli ultimi tre tiri per giocare la partita in fondo, però è così. No, non altro, ho fatto delle domande. Aveva chiesto per vincere in trasferta un atteggiamento diverso. C'è stato nel primo quarto, poi però la partita non siete riusciti a ammazzarla su 10. Non siamo riusciti perché abbiamo questo difetto e ce lo portiamo dietro, perché nei primi 5 minuti del secondo quarto non abbiamo fatto un fallo e questa è una mancanza di aggressività nostra, e non siamo riusciti a rompere un paio di transizioni oppure delle situazioni di penetra e scarica con tiri facili. In quel momento lì Malaventura era veramente, ci stava facendo dei grossi danni. Però poi dopo anche l'importante è che quando siamo andati sotto abbiamo avuto una buona reazione. È stato importante sicuramente il secondo tempo la mancatura di Offley su Shakur, perché là un po', tranne qualche rotazione sbagliata nostra in cui ha fatto un tiro da tre, però l'abbiamo tenuto molto meglio del primo tempo, non ha trovato molte soluzioni per i suoi compagni e per se stesso. Questo è stato importante. Cosa cambia adesso, coach? La presa, la svolta, questa, la salvezza meno 12. Ma adesso, voglio dire, sarebbe banale stare qua a dire adesso. Questa effettivamente è stata una prova molto importante per vedere che possiamo puntare a qualcosa di più. Adesso abbiamo sabato Cantù, è un'altra prova contro una squadra che gioca una bellissima pallacanestro. Sarà quella la seconda prova, perché questa è stata importante e la prossima è giocare contro una squadra dell'Euroleague in casa e vedere di riuscire a portare a casa la vittoria. Cioè, ci rendiamo una per una e vediamo un po' cosa capita. Quello che facciamo noi è importante, non stiamo a guardare quello che fanno gli altri. Intanto abbiamo messo un bel macigno sicuramente per la salvezza. Drake e Trevisini erano tirato molto poco nella prima parte della partita e poi quando hanno preso un po' di iniziativa sono arrivati anche i falli e i tiri. Logicamente Drake è stato un po' fuori un pochettino dai giochi, anche perché Vagna ha fatto molto bene, voglio dire, anche Osley nella prima parte, perciò non è, si può dire, un mangiapalloni che se anche non vede una palla poi si mette a tirare a tutti i costi. Cerca sempre delle soluzioni abbastanza relativamente facili. Poi quando è arrivato il suo momento, sicuramente con quella zona in cui loro facevano questo cambio sistematico, contro il loro lungo abbiamo avuto sicuramente molto da lui, perché ha trovato delle soluzioni sia per sé che per gli altri. Faccio molto positiva la prova di Isley, direi. Con lui in campo Salsa ha trovato quei 4-5 rimbalzi offensivi nei momenti chiave. Beh, sicuramente è un giocatore che ci dà quella verticalità in cui noi ne abbiamo bisogno, perché la nostra forza, l'atletismo ce lo danno lui e Osley. Perciò è stato importante, perché ci ha portato qualche canestro da sotto molto importante, ma ci ha preso 4-5 rimbalzi in un momento anche importante. Sicuramente è un giocatore che ci piace, l'avevo già detto, per il suo atteggiamento al di fuori del modo di giocare per la canestro, ed è un ragazzo che non sa fare tantissime cose, ma è un ragazzo che per me ha dei margini di miglioramento molto, molto, molto importanti. Okay.